Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Il primo settembre è stata la giornata del creato, ovvero la giornata della salvaguardia della nostra casa comune, cioè della terra. Argomento molto sentito dalla Chiesa, soprattutto per il Papa che ha commentato: gli esseri umani distruggono la diversità biologica nella creazione di Dio, gli esseri umani compromettono l'integrità della terra e contribuiscono al cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue foreste naturali e distruggendo le sue zone umide. È un crimine contro la natura, è un crimine contro noi stessi ed è un peccato contro Dio. Lei cosa ne pensa di queste dichiarazioni? D'accordo oppure no? Parzialmente d'accordo, voglio dire, ormai non si può neanche dire che il progresso sia responsabile dell'uccisione di tutto quello che c'è stato e di quello che ci sarà. Parzialmente d'accordo. Comunque sì, non è una brutta cosa quella che è stata detta, dovrebbe far riflettere. Che è assolutamente vero. Difatti Dio, secondo me, è quello che ha creato l'ambiente. L'ambiente deve essere mantenuto come tale, come l'ha creato Dio. In questo modo ho visto il Papa proprio, quello che ha detto il Papa proprio oggi, e tutte queste, diciamo, riscaldamento della terra dovuto purtroppo a noi, non a me ma al popolo terrestre, di conseguenza è proprio quello che rovinerà un po' tutto se non ci metteranno mano, perché è proprio una cosa, secondo me, che sta peggiorando col tempo. Sì, quello che ha detto il Papa è giusto, eventualmente, appunto, che noi dobbiamo trattenersi e eventualmente vedere e stare attenti, appunto, a salvaguardare l'ambiente, eccetera. Lei nel suo piccolo fa qualcosa per non andare ad aggravare quella che è l'ambiente, la situazione dell'ambiente attuale nel mondo? Penso quello che fanno la maggior parte delle persone con un minimo di responsabilità, tipo dalla raccolta differenziata a cercare di evitare, diciamo, di danneggiare al massimo quello che si può fare, perché ripeto, senza che la vita venga troppo stravolta, dallo sporcare in giro con le cose che non si devono lasciare a le solite cose, soprattutto la raccolta differenziata. Penso che sia una bella mano per fare in modo che non succedano cose ulteriori che vanno a gravare comunque quello che c'è già, che è abbastanza pesante. Quello che c'è già è più responsabilità dei cittadini o delle istituzioni? Prima dei cittadini. Prima dei cittadini. Faccio qualcosa, quello che mi è possibile faccio. Lui, il Papa, ha detto oggi di fare raccolta differenziata, di usare, proprio oggi lo si dice, usare l'acqua a modo, ad hoc, no? di cautelarci un po' tutti noi stessi. Purtroppo io vedo che c'è molto menefreghismo, di conseguenza fin quando c'è questo menefreghismo nella popolazione, a Voghera, Milano, Roma, Italia, mondo, Cina, girano con le mascherine, perché non ce l'ho con i cinesi, sia ben chiaro, perché c'è uno smog pauroso, Cina e altri popoli, noi vediamo i ghiacciai, io sono un trentino di Madonna di Campiglio originario e da quando da bambino andavo su, ad oggi che vado su ancora, i ghiacciai dell'Adamello sono ritirati di 500 metri. L'ambiente sta cambiando completamente, è più responsabilità dei cittadini o delle istituzioni? Secondo me tutte e due. 50-50? Secondo me sì, perché le istituzioni non fanno niente per mantenere questo... Salvaguardia dell'ambiente. Dell'ambiente, no? E noi anche, no? Perché noi, non io no, per fortuna, mi rendo conto personalmente che sarebbe il caso che intervenissero anche i politici, purtroppo guardano ad altre cose, probabilmente io sono anche molto polemico, guardano al loro portafoglio invece di guardare veramente a quello che dovrebbe essere la priorità dei cittadini. È necessario guardare. No, non sì, sì e no, sono praticamente. Cioè, certe volte sì, certe volte no, praticamente. E cerco di
di mettere a posto il più possibile. Più possibile. Secondo lei l'ambiente sporco è più responsabilità dei cittadini o delle istituzioni? L'ambiente sporco è responsabilità dei cittadini, in quanto praticamente oggigiorno, che adesso praticamente per il fatto economico, possiamo dire anche per il fatto economico, che praticamente non possono tenere l'ambiente come vogliono, come un tempo, cioè anche il fatto dell'asfaltatura delle strade, che eventualmente praticamente sono indecenti, praticamente proprio la gente cammina e si trova male. Questo è appunto per un fatto economico.